Una città che innova, sperimenta e attiva programmi internazionali di ricerca e tecnologia che coinvolgono eccellenze pubbliche e private per tutelare la salute urbana, ovvero dell'uomo e dell'ambiente cittadino, mitigando gli effetti del cambiamento climatico. Taranto, protagonista con CTE Calliope, il progetto finalizzato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Un progetto di innovazione, una piattaforma di innovazione sul tema del One Health, il concetto di salute unica, quindi di equilibrio tra la salute umana, la salute animale, quindi la biodiversità, e la salute dell'intero ecosistema, quindi dell'ambiente. Questi concetti sono molto importanti. Noi nell'ultimo anno abbiamo sviluppato una serie di innovazioni che verranno presentate domani. E dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, tutto pronto per la tappa ionica dell'Innovation Road Show che per la prima volta si terrà a Taranto martedì presso il Dipartimento Ionico dell'Università di Bari in via Duomo 259 dalle 13.30 alle 18.30 con una serie di sessioni dedicate a Calliope, la casa dell'innovazione, per il One Health, un'occasione unica per mettere in rete il territorio ionico con le altre case delle tecnologie emergenti e presentare ad un pool di investitori istituzionali le start-up innovative focalizzate in tale ambito, cogliendo opportunità di sviluppo e collaborazione. Stiamo pushando le tappe, stiamo portando tanti investimenti, tanti giovani rientrano, fanno ricerca, aprono start-up, ovviamente a partire dalla filiera biomedica, ci crediamo tanto e insisteremo, e adesso abbiamo anche il nostro centro di ricerca che stiamo candidando ai fondi europei. La Casa delle Tecnologie Emergenti di Taranto è costituita da oltre 30 partner guidati dal Comune di Taranto, tra i quali enti pubblici, centri di ricerca, università, competence center, start-up innovative e grandi aziende. Oltre alla realizzazione della piattaforma, per l'acquisizione ed elaborazione di dati, CTE Calliope ha sviluppato 3 strutture fisiche per la ricerca, la formazione e il trasferimento tecnologico che saranno presto a disposizione dei cittadini, delle imprese locali e della comunità scientifica.